Gocce di paura è il titolo della prima opera letteraria pubblicata da Angelo Maria Trovato. Conosciamo tutti i particolari nel servizio realizzato da Rosaria Trovato. Sono trascorsi 10 anni circa da quando Penna su carta scrive i suoi primi racconti, oggi la loro pubblicazione nella prima fatica letteraria. Angelo Maria Trovato è l'autore di Gocce di paura, l'insieme di 13 storie horror pubblicate da Altro Mondo Editore. Un'avventura cominciata quasi per gioco dalla lettura di alcuni grandi autori del genere gotico come Lovecraft ed Allan Poe, fino alle primissime composizioni personali, scritture poco felici in realtà, come testimonia lo stesso scrittore, propedeutiche però senz'altro alla stesura di quanto oggi realizzato. Angelo Maria Trovato nasce nel 77 e vive ad Acireale, dove, dopo aver seguito studi tecnici, si dedica alla musica. È oggi organista e compositore, ha pubblicato diverse musiche ed è anche poeta per passione. Una passione per il genere horror che mi ha portato a scrivere racconti e poi mettere tutti insieme in un libro. Sono storie ordinarie, normali, che però sono intrise di anormalità, di irrazionalità. Sono strane presenze, spiriti maligni che si intromettono nell'ordinario, nella vita ordinaria di tutti i giorni. La presentazione del libro è avvenuta nei giorni scorsi all'interno del chiostro dell'ex liceo classico Guglie Pennisi di Via Marchese di San Giuliano. Mediatrice la giovane Chiara Mancuso, a relazionare invece i professori Rosario Alfio Sapienza e Salvo Licciardello, che del libro hanno tracciato le linee essenziali e soprattutto evidenziato il filo conduttore comune a tutta l'opera, la paura in ogni sua sfaccettatura. Qui realtà e irrealtà si intrecciano, si sgorgano ambientazioni ordinarie, in qualche caso reali, non svelate però, ma che anzi diventano teatro di fatti che vanno al di là della normalità. Sono raccontati in prima persona perché è il metodo più diretto per raccontare la storia, per farla vivere anche al lettore stesso che si identifica col protagonista. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore alla cultura Nivese Leonardi per il sostegno concessomi. A deliziare poi la serata con l'interpretazione di alcuni passi tratti dall'opera, la poetessa Maria Grazia Falzone. Uscii così nel corridoio e controllai le finestre, tutte chiuse. Esaminai anche quelle del bagno, chiuse. Entrai stanza per stanza, controllando le porte, tutte chiuse. Intanto quel rumore continuava imperterrito.